il mondo è e sarà sempre più affamato di energia. Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi e per sostenere tale sviluppo sarà necessaria il doppio dell'energia, il doppio dell'efficienza e una produzione di energie rinnovabili da 6 a 10 volte superiore rispetto ad oggi. Come far fronte a questa crescita sarà la sfida che il mondo e il nostro paese dovranno affrontare. Per questo diventa necessaria la creazione di un piano energetico che favorisca lo sviluppo delle fonti rinnovabili, unica risorsa capace di soddisfare le future esigenze. In Italia, grazie a una serie di incentivi, l'energia rinnovabile è già una realtà consolidata, tanto da avvicinare il paese agli obiettivi fissati per il 2020. In questo Confindustria e il Governo hanno giocato un ruolo fondamentale, rendendo possibile questo sviluppo attraverso semplificazioni burocratiche, individuazione di tecnologie, strutture e infrastrutture necessarie. Possiamo quindi dire che gli incentivi pagati da industrie e cittadini con le loro bollette hanno reso possibile lo sviluppo delle rinnovabili. Ma chi ci dice che questo costo vale il risultato che ne abbiamo tratto? Un paese non può ragionare come un'azienda, valutando costi e ricavi. Deve farlo valutando costi e benefici. Questi benefici non sono solo rappresentati in termini di valore economico, ma anche in termini di ritorni per l'ambiente e di miglioramento della qualità della vita per ogni singolo cittadino. In questo senso, l'Accordo di Kyoto rappresenta l'impegno mondiale nel contrasto ai cambiamenti climatici, a cui l'Italia ha aderito impegnandosi a far partire un processo impossibile senza l'uso degli incentivi. Inoltre, gli incentivi hanno anche permesso il decollo di una fonte alternativa di produzione energetica, senza la quale, avendo l'Italia rinunciato al nucleare e ridotto l'impiego di carbone, sarebbe stata esposta ulteriormente a una forte dipendenza dall'estero. D'altra parte, la stessa rinuncia al nucleare, fatta nell'87, ha avuto un costo per l'Italia che ha dovuto incentivare la creazione della rete di distribuzione del gas. Tale costo è stato pagato dalla collettività. Ritengo quindi che questo sostegno debba essere mantenuto e svolgere una funzione di stimolo per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tale incentivo però dovrà essere evidentemente ridotto e poi eliminato nel momento in cui lo sviluppo tecnologico consentirà la parità di costi di produzione fra fonti fossili e fonti rinnovabili. Il punto quindi sul quale confrontarci è la misura degli incentivi in termini di tempo e di valore. Per esempio, alcune fonti come il fotovoltaico e l'eolico hanno già dimezzato in 2 anni i loro costi e sono vicinissime a raggiungere la sostenibilità economica.